Ha vinto contro ogni pronostico la proposta di Elly Schlein, ultima arrivata nel Partito Democratico, nel senso di iscritta da poco, ma che ha saputo interpretare meglio di tutti la voglia di cambiamento. Sconfitta la mozione Bonaccini, nonostante l'asse tra governatori che ha garantito un argine al voto popolare, versando 2 euro, il popolo delle primarie ha ribaltato quanto pochi giorni fa avevano deliberato con i propri voti gli iscritti del PD. PD che sposta sempre di più a sinistra l'asse. Cosa accadrà nel nuovo percorso? C'è chi ipotizzava scissioni alla vigilia e non è un caso seppure gli osservatori interessati del terzo polo esultino per il risultato. Ma la sfida era tutta interna ai Dem. In Irpinia al voto quasi 10.000 persone, 3 volte il numero degli iscritti. Ad Avellino, capoluogo, l'inaspettato successo della mozione Schlein con uno scarto di quasi 100 preferenze. Energia popolare per Stefano Bonaccini stravince in tutta la provincia. Record di preferenze nel Vallo di Lauro con quasi il 96%, segnali incontrovertibili dello scontro interno Petracca-Buonopane col successo di Schlein a Monteforte e ad Aiello del Sabato. Le roccaforti sono invece Cervinara, San Martino, Grotta Minarda, Lioni e Monte Calvo e confermano l'asse che rappresenta la maggioranza del PD in Irpinia con De Caro, Petracca, D'Amelio, prossima guida del partito in regione. Che cosa accadrà sul piano campano è presto per dirlo. Schlein è contrario al terzo mandato, per De Luca un avviso di sfratto prematuro. Il tema è da oggi all'ordine del giorno. Volontà di rivoluzione nel PD è il segnale. Sulle amministrative in Irpinia l'ipotesi, tutta da verificare, è di un campo largo di centrosinistra.